condodisplasia metafisaria tipo McKusick o ipoplasia della cartilagine e dei capelli. È una malattia ereditaria con nanismo di tipo acondroplasico, anomalie della capigliatura e alterazioni displasiche delle metafisi. I sintomi principali sono costituiti da anomalie degli annessi cutanei, capelli fini, radi, fragili, distrofia unguale, e dell'apparato scheletrico, arti corti con la città legamentosa delle mani e dei piedi che sono corti e tozzi, impossibilità ad estendere completamente i gomiti, brachidattilia, lieve incurvamento delle gambe, piede piatto. L'intelligenza è normale e l'altezza definitiva bassa. L'esame radiografico dimostra epifisi delle ossa lunghe normali, alterazioni rachitico-simili delle metafisi distali, polsi, ginocchia, caviglie, mentre sono quasi completamente risparmiate quelle prossimali dell'omero e del femore. Manca la coxa vara. Diafisi corte e modicamente incurvate, metacarpi, metatarsi e falangi corti e tozzi, con margini metafisari irregolari ed epifisi cuneiformi. La durata media della vita è ridotta. Abnorme sensibilità alle malattie virali. È precoce l'artrosi secondaria. La malattia si trasmette con eredità autosomica recessiva. Condrodisplasia metafisaria tipo McKusick. Bambino di un mese. Brachimelia con incurvamento diafisario delle ossa lunghe. Metafisi allargate con margini irregolari. Condrodisplasia metafisaria tipo McKusick. Bambino di 18 mesi. Capelli chiari, fini e fragili. Ipotricosi sopraccigliare. Iperlordosi lombare. Addome prominente. Natiche sporgenti. Tronco lungo rispetto agli arti accorciati. Stesso caso. Radiogramma eseguito a un mese di età. Diafisi corte, lievemente incurvate a livello femorale. Metafisi allargate con margini irregolari. Stesso caso a 10 anni. Lieve incurvamento femorale. Metafisi del ginocchio larghe addensate irregolari. Ossa tubulare della mano tozze. Condrodisplasia metafisaria tipo McKusick. Bambina di 8 mesi. Sorella del caso precedente. Ipotricosi del cuoio capelluto. Radiografia un mese. Allargamento e lieve irregolarità della metafisi femorale. Stesso caso a 18 mesi. Metafisi delle ossa lunghe degli arti inferiori, larghe, addensate e irregolari. Ossa tubulare della mano corte. Condrodisplasia metafisaria tipo McKusick. Bambino. Radiogrammi eseguiti a un mese, a 14 mesi e a 2 anni e mezzo.